Trova nella lettera agli ebrei, capitolo 10, versetto 18. Questo mi disturbò. Poi naturalmente studiavamo la legge, la teologia morale, ed ecco che vengono i 10 comandamenti. E vado alla Bibbia e vedo che sono 10, ma non sono esattamente quelli del catechismo, ci mancava il secondo. Io andai dal professore e domandai, ma come mai così? La Bibbia è considerata la parola di Dio, infallibile, ed ecco che vengono queste dottrine che sono contrarie. E subito mi dissero, ma c'è un problema Antonio, leggi la Bibbia un po' troppo, è meglio che cerchi di dimenticare, prega di più che il Signore ti aiuti a superare le tentazioni che vengono dalla Bibbia, dal leggere la Bibbia, oppure gioca di più, cerca di dimenticare, e quello mi piace molto perché mi piaceva il calcio ogni giorno dopo gli studi alle 3 del pomeriggio, giocavamo una partita al calcio per un'ora e mezza cercando di dimenticare, ma quello che non dimenticherò è che sentì che non ero lo stesso, mi sentivo fuori posto quando mi sedevo in confessionale a perdonare i peccati perché sapevo che solo Cristo può perdonare i peccati. Quando portavamo statue in processione, sapevo che era contrario alla parola di Dio, che non dovevamo fare quelle statue, non dovevamo pregare ai santi. E poi, naturalmente, leggendo la Bibbia, mi accorsi che la mia vita, le mie convinzioni religiose come cattolico, le mie pratiche, erano in gran parte contrarie a quello che Dio dice. Quindi questo mi disturbò molto. Nella Bibbia si trova che si prega solo a Dio, tutte le preghiere sono rivolte solo a Dio, il fatto che non si possano fare immagini, mentre nella chiesa dove ero io c'erano moltissime immagini e statue e la gente pregano a loro o pregano ai santi che queste statue rappresentano. Nella chiesa cattolica la salvezza è una cosa così complessa, il Vangelo è così complesso, Cristo è uno dei tanti. Come nell'induismo, Cristo e la Madonna sono lì fra i tanti dei che i cattolici accettano, ma poi hanno tanti altri dei e tante altre sorgenti. Voglio aggiungere qualcosa di più. Alle volte si guarda la Chiesa cattolica da queste espressioni esterne e sembra cambiata molto, però se si considera la storia e la teologia, la Chiesa cattolica è molto più lontana dalla Bibbia, dall'insegnamento della parola di Dio oggi, che non al tempo di Lutero nel secolo XVI, perché i dogmi maggiori e meno biblici della Chiesa cattolica avvennero dopo la Riforma e la Controriforma. Difatti il dogma dell'infallibilità pontificia, dell'Immacolata Concezione, dell'Assunzione, della Madonna corpo e anima al cielo, dogmi che i cattolici devono credere per la loro salvezza, se no sono eretici, avvennero dopo la Riforma. E questo rende un vero dialogo col cattolicesimo e il cattolicesimo come cristianesimo storico ancora più lontano dalla verità. Ora cercano di agire, di imitare gli evangelici, ma non è imitando la forma esterna che si diventa cristiani. Quella che ci vuole è l'anima del cristianesimo, che è la fede totale in Cristo e Lui solo. E questo, il Vangelo della Grazia, è stato perso dalla Chiesa cattolica e non l'ha ancora trovato.